L'appuntamento dell'evento Le stagioni del mare dalla rete al piatto, dedicata alla sezione invernale, è fino al 12 marzo. L'evento, che si ripete una volta a stagione, serve per valorizzare il pescato locale e recuperare le tradizioni gastronomiche marinari regionali attraverso l'impegno dei ristoratori della costa dei Trabocchi, con l'obiettivo anche di sostenere la conoscenza dei prodotti ittici da parte dei consumatori in termini di proprietà nutrizionali e di utilizzo, di integrare la pesca nei settori produttivi locali e favorire spazi di collaborazione con il settore primario e con l'artigianato, oltre a sostenere il processo di identificazione e valorizzazione dell'immagine della costa dei Trabocchi, da Francavilla al mare fino a San Salvo. Il territorio del FLAG Costa dei Trabocchi ha un'estensione territoriale di circa 330 km quadri, con una densità di 404 abitanti per chilometro quadrato. Presenta anche una flotta di 183 imbarcazioni, di cui il 53% sono battelli di piccola pesca operanti a livello regionale. La manifestazione organizzata dal FLAG Costa dei Trabocchi, finalizzato alla selezione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, si avvale di soci importanti come Slow Food Lanciano, Confcommercio e Confesercenti, ed il coinvolgimento degli operatori del settore ristorazione e dell'azienda Codice Citra con la linea Ferzo Wines. Dopo il grande successo riscontrato nei precedenti due appuntamenti, il via all'edizione invernale è stato dato durante una conferenza stampa inedita, al quale hanno partecipato alcuni dei ristoratori che hanno aderito a questa manifestazione, coinvolti in creazioni appetitose in uno show cooking presso la Red Academy di San Vito Chietino. Gli chef si sono cimentati in quelli che sono i pesci del periodo invernale del nostro mare, come ad esempio triglia, sarago, sardina, ricciola, pagello, palamita, sgombero, lumachino, merluzzo, cefalo, sogliola, cicala di mare. A presentare e spiegare gli obiettivi dell'iniziativa il presidente del FLAG Costa dei Trabocchi, Franco Ricci, e il direttore Valerio Cavallucci. Le prime due edizioni sono state veramente molto partecipate, no? Specialmente da chi voleva assaggiare pesce fresco e a prezzi convenzionati, quindi diciamo un'opportunità in più. Per noi è come FLAG è importantissimo, perché comunque possiamo valorizzare i prodotti della piccola pesca, quindi prodotti che arrivano freschissimi, pescati alle 7 la mattina e portati in tavola a mezzogiorno, quindi diciamo, e poi soprattutto a chilometro zero, no? Quindi arrivati diciamo localmente. Quindi per noi ecco, è importante la continuazione di questa cosa, e quindi adesso partiremo per il giorno 26, quindi domani, la terza edizione delle stagioni del mare. Come prodotti, come pesci della stagionalità invernale, perché come sappiamo anche in agricoltura, così anche nella pesca, ci sono proprio le stagioni. Noi ci aspettiamo molto, perché abbiamo visto che l'entusiasmo sta crescendo e quindi di far dare un aiuto ai pescatori, soprattutto perché se aumenta il consumo sicuramente c'è più valore aggiunto per loro, perché comunque se c'è più richiesta ci sarà più. E in più ecco, valore per le nuove generazioni, far capire che comunque questo pesce deve essere mangiato, e soprattutto mangiato localmente, non andare a cercare qualcosa magari di blasonato, ma che comunque viene dall'estero. Ecco, se pensiamo che in Italia facciamo mangiare ai nostri ragazzi delle scuole, nelle scuole, il pangasio, che è un pesce bruttissimo anche a vederlo, ma comunque che viene dal fiume Mekong, che è un fiume inquinato e quant'altro, quindi ecco, riportiamo il tutto a mangiare cose locali, sono freschissime, pulite e di alta qualità, e quindi eccolo lì. E oggi ecco, presentiamo appunto questa terza edizione. Quali sono i pesci che si possono trovare allora nella stagionalità invernale nel Mar Adriatico?
Ma guardi, sono parecchie, ma diciamo che adesso per esempio è la stagione del lumachino, le lumache di mare, che sono quelle piccoline, e si trovano fino al mese di aprile, ma comunque poi ci sono le triglie, ci sono le canocchie, ci sono i suri, le alici, le sarde, quindi ne sono parecchie, sono una ventina di specie, e quindi diciamo si può tranquillamente scegliere, no? E quindi andare ad acquistare nelle pescherie o per chi ha la possibilità, per i cuochi e quant'altro, nei negozi all'ingrosso, e quindi ecco, far mangiare sia nei ristoranti ma anche proprio nelle case pesce di qualità, che ha un valore basso, un costo basso rispetto ai pesci blasonati, quale può essere la spigola, l'orata, il dentice e quant'altro. Quanto può far bene ritrovare il pescato locale, anche di stagionalità, al turismo abruzzese? Ma guarda, sicuramente è importante, perché con i pesci locali sono legate le tradizioni di cucina, quindi i nostri avi cucinavano con quello che avevano e lo cucinavano nel momento in cui c'era l'abbondanza, e sicuramente loro cucinavano anche con i prodotti della terra locali e di stagione. Quindi la ricetta, quindi la riscoperta di queste ricette e di darlo proprio al consumo dei turisti, quindi una valorizzazione anche in forma comunicativa verso il turista per dare questa opportunità di consumare pesce nostro e locale, che è buonissimo. Con Cavallucci, direttore del FLAG Costa dei Trabocchi, le stagioni del mare, siamo alla terza edizione, l'edizione invernale, quella che potrebbe sembrare anche quella più difficile. Uno degli obiettivi di questo però è integrare la pesca anche con i prodotti locali del territorio. Sempre, questo è un obiettivo fondamentale. Noi lavoriamo sull'idea del chilometro zero, del miglio zero, e questo vale quindi per tutte le tipologie di prodotti dell'agroalimentare. Il nostro ambito naturalmente è la pesca e la valorizzazione del pescato locale di stagione, ma questo non può che sposarsi integralmente con tutti gli altri prodotti del territorio. Sostenere anche un processo di identificazione con quella che è la Costa dei Trabocchi, che negli ultimi anni, negli ultimi periodi, sta tornando anche di moda. Ma la Costa dei Trabocchi è fatta di alcuni elementi. Questi elementi sono in primo luogo la natura, non c'è ombra di dubbio, uno spettacolare panorama e dei percorsi di grandissimo interesse. L'altro aspetto è naturalmente il territorio nel suo complesso. Nell'ambito del territorio certamente i prodotti enogastronomici e la pesca sostenibile, e questo è il nostro elemento di forza. Saranno dunque 25 ristoranti della provincia di Chieti che proporranno menù a prezzi vantaggiosi in abbinamento a vini di qualità. L'elenco di tutti i ristoranti che hanno aderito e il loro relativo menù li potete trovare sul sito lestagionidelmare.it o seguire le pagine social Facebook e Instagram.